Presidente, io ringrazio il Sindaco di Fiumicino per essere venuto. E ricambiando la nostra partecipazione al loro Consiglio aperto. E parlare di Alitalia è una cosa complessa. Bisognerebbe partire inquadrando il problema di cui si sta parlando. La crisi dell'Italia non parte nel 2008, ma è inserita in un contesto di crisi che parte negli inizi degli anni 90 ed investe tutto il comparto aereo. Anni 90 che hanno visto il fallimento di grandi compagnie aeree, per citarne alcune, la Pan American, la TVA, la Sabena, la Swiss Air. I grossi rischi che hanno avuto compagnie del calibro di British Airways, della Varig e delle altre, solo per citare le più famose. E quindi la conseguente nascita delle cosiddette compagnie low cost, che hanno portato una sorta di deregolamentazione del settore, anzi che gli altri stati hanno regolamentato difendendo i loro hub principali, e l'Italia puntualmente è arrivata seconda. Il caso di Ryanair che scende a Fiumicino ne è un caso lampante. Parlando dello scalo di Fiumicino e del suo indotto, dimenticare lo spacchettamento di un'azienda sana come Aeroporti di Roma e la grave crisi occupazionale che ne è derivata per tutti i casi dei vari handlers che hanno operato ed operano nel sedime aeroportuale, come per esempio EAS, non è possibile dimenticare queste cose. Oppure vogliamo parlare del fallimento della controllata AMS? Io non mi voglio dilungare sulle cifre e sugli sprechi che già ha citato il sindaco di Fiumicino, sulla manutenzione dei motori, sui costi del carburante, sui costi per gli handlers. Potremmo continuare all'infinito senza trovare condizioni favorevoli per l'Italia. Vogliamo parlare degli accordi con Etihad? A Etihad sono stati venduti degli slot per 2 lire, che poi sono stati riaffittati ad Alitalia a caro prezzo. Oppure della cessione dell'azienda, della società di Alitalia che curava la Mille Miglia. Adesso i proventi di Mille Miglia vengono unicamente incassati da Etihad. Oppure la bigliettazione che non è favorevole per Alitalia. Queste potrebbero essere tutte cose, diciamo, da ricontrattare. Nel 2008, per fronteggiare l'ennesima emergenza su scelte sbagliate di un management sbagliato negli anni, basterebbe ripercorrere un po' che ha condotto non solo l'Italia ma altre grandi aziende di Stato allo sfacelo, la soluzione fu di dichiarare lo stato di crisi. Non solo, pensiamo ai gravi e grandi compensi milionari che ha costato al cittadino questo management, con le sue scelte scriteriate. È arrivata poi la volta di CAI e dei Salvatori della Patria a dare il colpo di grazia. La svindia dell'Italia Etihad con la speranza che arrivassero gli ennesimi Salvatori della Patria, ma basterebbe chiedere a qualunque dei lavoratori qui presenti se per un attimo gli è venuto il dubbio che Etihad potesse avere al cuore il bene ed il futuro di Alitalia, oppure se pensasse ad altri interessi. Nel 2008 si è evitato di fare la partnership con Air France, una Air France che ha superato brillantemente la crisi degli anni 90, e questo è stato fatto per mantenere l'Italia italiana. E invece forse questa scelta avrebbe potuto rilanciare veramente l'Italia. Basterebbe leggere i dati ogni tanto, i dati parlavano molto chiaro, il progetto imprenditoriale anche parlava chiaro, no? Si è preferito dare all'Italia in pasto ai 4 cavalieri dell'Apocalisse, e più che un'Apocalisse è stato quasi un Armageddon, è stata una vera e propria tragedia. La continua cessione dei rami d'azienda che è stata effettuata negli anni non ha portato vantaggi né alle aziende subentranti né alle aziende fruitori dei loro servizi né ai lavoratori. Un fallimento esattamente su tutto il fronte. Io vorrei leggervi l'impegno dell'ordine del giorno. Noi chiediamo delle cose molto precise, degli impegni molto stringenti. E noi impegniamo la sindaca e la Giunta ad attivarsi presso il Governo affinché vengano poste in essere tutte le azioni possibili per salvaguardare i posti di lavoro, sia relativamente ad Alitalia che all'indotto dell'aeroporto di Fiumicino,
perché si preveda nel nuovo piano industriale una valorizzazione delle professionalità e delle competenze del personale, sia viaggiante che di terra. Noi abbiamo delle enormi professionalità che col continuo spacchettamento di questa azienda sono state disperse, e con le scelte che si vogliono fare, considerando i subberi, le persone che per anni hanno lavorato in Alitalia, onestamente questa è una cosa che non si può permettere una grande compagnia che vuole rimanere di alto livello, così come Alitalia è ed è sempre stata. Che contemporaneamente alle procedure di valutazione effettuate dai fondi di investimento che hanno aderito alla manifestazione di interesse, cioè io mi interesso, forse probabilmente la comprerò, la valuto io, allora no, va bene che facciano questa valutazione, ma che venga previsto anche un audit esterno, cioè una valutazione indipendente rilasciata da un organismo internazionale relativamente all'asset della compagnia, per avere una valutazione effettiva e non strumentale del valore effettivo di Alitalia sul mercato. Noi chiediamo che vengano rivisti tutti gli accordi con Etihad Airways, che non sono convenienti per Alitalia. Vogliamo che si individuino efficaci e reali strumenti di partecipazione dei lavoratori alle scelte dell'azienda, anche attraverso delle forme di rappresentanza all'interno del CDA, ma non solo, perché i lavoratori, che sono dei professionisti veramente di alto livello, sia quelli di volo che quelli di terra, loro sanno esattamente dove sono gli sprechi, sanno esattamente dove sono i margini per migliorare le prestazioni dell'azienda e per ottimizzare e avere dei risultati eccellenti, perché sono anni che si spendono per questo. Noi chiediamo che si intervenga legislativamente per regolamentare in modo equo l'esercizio sul territorio nazionale delle compagnie aeree low cost, perché questa deregolamentazione, che di fatto permette alle compagnie low cost di fare degli accordi per loro oltremodo vantaggiosi, non rende poi competitiva la nostra compagnia di bandiera, perché si preveda, e forse la parte più importante, una seria razionalizzazione dei compensi dei dirigenti, dei funzionari e dei commissari, anche in considerazione della grave crisi che l'Italia sta attraversando, che non risulti offensiva della situazione attuale reddituale e occupazionale del personale di terra e di volo, e che tali compensi soprattutto vengano vincolati agli obiettivi virtuosi eventualmente raggiunti. Noi siamo stanchi di vedere i nostri tesori italiani governati da persone che poi non pagano il prezzo delle scelte sbagliate che fanno. Sarebbe giusto che non solo prendessero un compenso, diciamo, più normale e meno offensivo rispetto ai lavoratori, ma che vengano valutati per effettivamente quello che hanno prodotto, per gli effetti delle scelte di quello che hanno prodotto. Quali sono le soluzioni? Le soluzioni potrebbero essere tante. Una l'ha proposta il Comune di Fiumicino e sembra anche percorribile, ma non esiste una risposta certa o una ricetta vincente. Però esiste il buonsenso. Basterebbe non ripetere gli errori già fatti nel passato. Forse una razionalizzazione seria ed accorta delle spese. Delle spese, non dei costi rappresentati dalla forza lavoro, almeno non certo dalla forza lavoro del personale che porta avanti la baracca e la porta avanti degnamente tutti i giorni, nonostante tutte le incertezze che hanno. E soprattutto non considerare la soluzione gli esuberi e non continuare a creare precariato, perché è questo che si sta continuando a creare, del precariato sul precariato, perché le persone che loro vorrebbero licenziare sono delle persone che hanno dei contratti blindati e dicono che costano troppo, e poi però sicuramente servirà altro personale e loro creeranno del precariato, e questa cosa non è umanamente accettabile. Gli esuberi non sono mai la soluzione. I lavoratori che sono resi sempre più precari da questo sistema hanno bisogno di risposte, e noi non abbiamo paura di andare a chiedere le risposte stando al loro fianco.